questa ragazza del 2006 di Sport Village di Roma, dopo che Alessia ha conquistato una 34esima posizione nel programma degli obbligatori. In questi giorni abbiamo quindi anche assegnato il titolo degli obbligatori, dove Verbena Jasmine dello Sport Village di Pesaro ha preso il primo podio, il primo posto, e anche le altre due medaglie del libero finale 2002 e del duo finale 2002. Circa 300 le atlete presenti in questa rassegna tricolore. Quindi poco possiamo dire sulla storia. È iniziata l'altro ieri, sì, per la verità, appunto attraverso le eliminatorie. Dicevo, poco possiamo dire della storia di questa ragazza che ha avuto finora competizioni a livello regionale. Singolo esercizio nuovo montato da Silvia De Paolis. Brava. Grandissimo pregio questa parte di gambe, anche in considerazione della giovane età dell'atleta. Tecnica certamente ancora acerba, ma ben costruita, molto precisa. Alessia Negroni del G-Sport Village. Elegante, molto delicata questa fine, sì. C'è da dire che, ripeto, nonostante la giovane età 2006 dell'atleta, oltre a essere completa dal punto di vista tecnico, anche una buona dose di interpretazione, riesce a seguire la routine, un buon movimento flessuoso delle braccia, rotondo, quindi veramente una bella atleta completa. Gli allenatori, li ricordiamo, Silvia De Paolis, Francesca Petronilli e il preparatore atletico Jacopo Sant'Angelo. È un giovane atleta sulla quale veramente si può costruire, si può disegnare qualsiasi cosa, perché abbiamo visto ha una base consistente a livello tecnico, si percepisce un amore, un trasporto enorme per questa sua disciplina e quindi una dimensione che l'avvolge totalmente. È terza con 75,7. 22,6 la difficoltà, 30, quindi molto buono l'interpretazione artistica, 30,13, 31, poi 23 netto l'esecuzione, quindi complimenti ad Alessia.